Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna è qui che si concentra il maggior numero di casi positivi. Più di 1000 in totale in Italia, 29 i decessi, tutte persone già fragili per età e patologie. Quasi 19.000 tamponi effettuati, un bilancio in continuo aggiornamento che vede aumentare anche i pazienti guariti. Sono 50. Tra gli ultimi casi risultati positivi, la famiglia di Fiumicino ricoverata allo Spallanzani di Roma, una donna che era stata in provincia di Bergamo, sua figlia e il marito. Si trova in ospedale, seppur negativo, anche l'altro figlio, 5 anni. A lui i medici raccontano il virus come una favola. E ieri, per esempio, i colleghi, i medici, gli infermieri, quando l'hanno accolto, e lui ha visto che erano un po' tutti quanti bardati, hanno detto no, siamo degli astronauti. I numeri del contagio, sottolinea l'Istituto Superiore di Sanità, non risentono ancora dei provvedimenti messi in campo contro l'emergenza. Sono per lo più persone che hanno contratto l'infezione precedentemente. L'effetto delle misure che sono state adottate la scorsa settimana è un effetto che ci attendiamo non possa avvenire prima di almeno 8-10 giorni. Io sono entrata con la tosse e non avevo nessun altro sintomo e mi hanno curato, mi stanno curando. La testimonianza della signora Anna, il nome di fantasia, da una settimana è ricoverata a Padova. Sintomi lievi, racconta, come la maggior parte dei casi. La conferma nei dati: 105 pazienti che in questo momento sono in terapia intensiva. Più della metà delle persone positive è a casa. Ma negli ospedali si lavora per incrementare i posti letto in via precauzionale. La gestione dell'emergenza passa però anche dalla lotta alla psicosi, contro la ricerca spasmodica di informazioni e il rischio fake news. Grazie a un accordo con Google e YouTube si viene subito indirizzati al sito del Ministero della Salute.